Ci siamo? 3, 2, 1, here we go. Ale, hola Burdel, cari amici del canale Zucca. Paolo Valle Calici, ben trovati, ben ritrovati. Velocemente, a pranzo con Zucca. Chi sono? Sono Zucca, esperto ed appassionato di rugby, nonché allenatore, e mi diverto a passare con voi qualche momento libero della mia giornata parlando di rugby. Mi piace un sacco parlare di rugby. In questo caso condivido con voi la mia pausa pranzo, dove con la mia moglie ieri abbiamo fatto una sorta di fricò con patate, carote, peperoni, le zucchine e del buonissimo pollo, quindi oggi mangio questo. Però piace parlare con voi di rugby e oggi parliamo di rugby, chiaramente. Scusate, Six Nations, giornata numero 2. Giornata numero 2, risultati: Scozia-Francia 16-20, Inghilterra-Galles 16-14, Irlanda-Italia 36-0. Male, ma non malissimo. Scozia-Francia 16-20, grandi polemiche per la meta non data agli scozzesi sull'ultimo carry, sull'ultima azione, sull'ultimo sfondamento. Io speravo che gliela dessero e io probabilmente sarei stato per darla, ma io sono mosso da tifo e da antipatia nei confronti della Francia, quindi sicuramente avrei sbagliato, perché se in 5 persone in mezzo al campo, arbitro, due segnaline, TMO, 4 persone hanno preso questa decisione, evidentemente è giusta quella. In effetti la palla viene portata, viene schiacciata su una scarpa subito dopo la linea, poi c'è un movimento a ritroso e viene poggiata a terra e lì va nel grounding e va a toccare il terreno, però bisogna vedere se è prima o dopo la linea. Comunque non se la sono sentita di dare la meta e la partita è andata ai francesi. Polemica sì, ma fino a un certo punto, perché la Scozia ha letteralmente gettato le ortiche la partita con scelte di gioco errate. Io ho detto andare ai pali nelle mie frequenti discussioni con gli amici, ho detto nel primo tempo poteva andare ai pali per prendere un vantaggio più ampio. Sai, quando è un vantaggio più ampio anche la situazione psicologica è un pochino più stabile e anche l'avversario è un pochino più in apnea, ma al di là di andare per i pali in realtà è stato giocato proprio malissimo. Un'ultima azione del primo tempo con una mischia in mezzo ai pali mossa dove c'era un 3 contro 2 clamoroso a 5 metri dalla linea di meta, e invece gli scozzesi hanno pensato bene di cozzare fra di loro e buttare il pallone là di dietro. È un Finn Russell monumentale che ha dato lezione di regolamento, ovvero prendeva la palla, riceveva la palla sul calcio e lui non si muoveva perché i francesi non montavano, perché erano tutti in fuorigioco, e quindi lui non si muoveva affinché così i francesi non potevano caricarlo. Nel momento in cui lui faceva il primo passo in avanzamento, i francesi avrebbero potuto caricarlo. È stato lì anche 10-15 secondi con la palla in mano, e c'è stato questo ping pong tattico che è durato per un po'. La gente dopo un po' si è anche un po' stancata, ha iniziato a fischiare, ma in realtà i giocatori cosa gliene frega, loro devono portare a casa la partita. Finn Russell monumentale che si è caricato la squadra sulle spalle, sta giocando veramente un championship di altissimo livello, però non dico che non è supportato da una squadra d'altezza, è mancato veramente pochissimo per portarsi a casa il match. Francia con, se non mi viene il nome, con un'ala veramente fenomenale che ha sollevato le sorti dei Trasampini. Ficou ha fatto una meta importantissima, e Francia che è lì che nonostante la sconfitta clamorosa con l'Irlanda fa vedere che comunque si può fare la mina vagante per tutto il torneo, e l'Irlanda non può permettersi di fare un passo falso, perché l'Irlanda è già a 10 punti mentre la Francia è solo a 4, però questo è un altro discorso. Inghilterra-Galles 16-14, Inghilterra formato mondiale, nel senso che non è spettacolare, non è eclatante, ma vince, sia con l'Italia che col Galles. Problema grosso di calciatori per gli inglesi, nel senso che dopo che Owen Farrell aveva perso il cronometro e non ha potuto calciare la punizione ai mondiali, questa volta qui Ford ha fatto un passettino laterale e si è subito la carica dei gallesi, che gli hanno portato via il pallone invece che lui si apprestava a calciare. Quindi
poteva essere un pochino meno ampio il gap. La realtà qual è stata? La realtà è che l'Inghilterra ha vinto con un punteggio close, very close, però il Galles da metà, forse anche un po' prima del secondo tempo in poi, non ha quasi mai dato l'impressione di poter passare oltre, di poter andare oltre, e diciamo che non ce n'era, insomma, l'Inghilterra chiusa in avanti. Sì, si sperava che il Galles vincesse, come ho detto nella mia disamina di ieri, nessuno al mondo spera che l'Inghilterra e la Francia vincano, se non gli inglesi e i francesi, perché saranno antipatici a tutti, però purtroppo questo weekend hanno vinto loro. E anche qui polemiche sui metri di giudizio, su questo, su quell'altro. In realtà, cioè, grazie a Dio il rugby non c'è ancora, soprattutto nelle selezioni, dove le potenze sono, le union sono veramente a un sesto. Forse noi siamo a un 1,9, non un sesto, però Inghilterra e Galles si, politicamente, non dico che si equivalgono, però non c'è bisogno di fare queste cose qui. In realtà gli arbitri non hanno assolutamente, oddio, l'arbitro, se tu non ti sei adeguato al suo metodo di giudizio, quello lì è uguale per tutti, quindi non capisco queste polemiche con cui si è arrivati a parlare degli arbitraggi dei due match. Ascolta, se avesse fatto quello che doveva fare, avrebbe vinto tranquillamente la partita. E poi ci siamo noi con l'Irlanda, 36-0, 3 mete per tempo, bonus raggiunto dai Paddies, sì, già dal decimo del primo tempo, possibile, sì, del secondo tempo, scusate. Irlanda che non ha mai dato l'impressione di spingere sull'acceleratore. Irlanda che ha sempre giocato in scioltezza, ogni volta che ha deciso di segnare ha segnato. Partita veramente brutta e noiosa, perché io ne ho viste tante sconfitte dell'Italia e anche molto più ampie del punteggio, ma non erano partite spettacolari, con la squadra avversaria che faceva dei numeri della Madonna. Questa qui veramente una partita veramente noiosa, che però, dico male, non malissimo, affermazione diciamo un po' che lascia veramente tantissimo il tempo che trova, perché se siamo qui a dire cacchio abbiamo perso con l'Irlanda 36-0, cioè l'Irlanda è la seconda squadra nel ranking mondiale, tanto per cominciare, l'Irlanda ha, in questo momento è fortissima, l'Irlanda ha battuto gli All Blacks al mondiale, ma gli All Blacks, ha battuto il Sudafrica al mondiale, cioè l'Irlanda è una signora squadra. L'Irlanda ci ha battuto 36-0, è vero, aveva qualche seconda scelta in campo, però ad esempio questi qui passano dal Sexton, dal periodo di Sexton, con Crowley, ragazzetto, non fa una piega. Ieri ha giocato 60 minuti di altissimo livello. Valdiaki neanche in panchina, c'è stato problema, quindi una squadra veramente profonda, un lavoro che nasce da dietro. Rode pensare che in 30 anni abbiamo buttato via i 30 punti di margine di vantaggio che avevamo su di loro, 30 no, però 20 punti di vantaggio che avevamo su di loro, perché a metà degli anni 90, anche un po' più avanti, metà degli anni 90, quasi fine anni 90, 97, noi con loro vincevamo regolarmente, perlomeno le due partite che abbiamo fatto le abbiamo vinte, tre partite che abbiamo fatto le abbiamo vinte. Rode pensare che questo margine sia stato sprecato. Male, ma non malissimo, perché? Perché siamo qui a dire abbiamo preso l'Irlanda, quando in passato abbiamo preso delle scoppole molto più grandi, abbiamo preso anche 60-70 punti, e abbiamo preso delle scoppole più grandi, e tutto sommato non dico che non era tutto questo dramma, però era così. Quindi adesso è un buon segnale che siamo qui a lamentarci di questi 6 punti presi da una squadra vera, di queste 6 mete subite da una squadra veramente forte. In realtà sono altri numeri che fanno incavolare, altri dati che non sono per niente belli in questo match, ovvero i 0 punti segnati per l'Italia è successo solo 7 volte nelle 117 partite di Championship che abbiamo giocato,
solo 17 volte abbiamo, siamo rimasti a zero. E poi, al di là del possesso territorio, oltre il 60% a favore dell'Irlanda, 63% il possesso, prezzemolo, rosmarino, e 61% il territorio. I numeri più crudi sono i 439 palloni giocati da loro contro i nostri 191, i 1046 metri portati avanti contro i nostri 406, quindi numeri veramente importanti. Abbiamo fatto meno errori di loro nei passaggi, 11 passaggi sbagliati noi, 13 loro, però loro hanno fatto 11, 13 errori su 253 passaggi, quindi 5%, mentre abbiamo fatto 11 errori su 97 passaggi, oltre 10, quasi 11%. Sono questi numeri che danno un po' il senso alla nostra sconfitta o il non senso. Sto cercando di trovarci ancora qualcos'altro di buono, se non il fatto che siamo lì che cerchiamo, cioè ci rammarichiamo per una sconfitta di 36 punti, cioè non è che abbiamo preso 70 punti, 80 punti all'Inghilterra, prendemmo anche 60 punti in Galles, quindi non la vedo proprio così drammatica la situazione. Certo, il gioco è stato quello che è stato. Altre buone notizie: i brutti voti presi dai nostri giovani. I nostri giovani hanno preso brutti voti. Izekor, no, ha giocato malissimo. Vincent Ross Vincent entrato in campo, anche lui zero proprio assoluto. Pani, anche lui è andato male. Quindi notizia positiva perché qui si può solo crescere. Si può solo crescere perché loro non sono questi, li conosciamo. Hanno bisogno di giocare. Hanno bisogno di giocare. Lo sapevamo che Isacor non era. Seb, Negri. Deve giocare. Isacor è fortissimo, deve giocare. Come Garbisi il piccolo, deve giocare. Pacerlo non è andato benissimo. Devono giocare. I ragazzi devono giocare. E prima o poi diventeranno forti. Quindi in realtà è vero, non sono andati benissimo, però alla fine, ragazzi, cioè, noi li conosciamo, sono giocatori di alto profilo che giocano in grandissime squadre e nei loro club stanno facendo veramente veramente bene. È chiaro, quando si alza il livello bisogna farsi trovare pronti. Zuliani stesso, partita sufficiente la sua, ma non eclatante come quando gioca gli ultimi 20, quindi gli ultimi 20-30, quindi Zuliani è forte. Io ho sempre detto Zuliani dal primo minuto, però in realtà giocare 80 minuti non è come giocare gli ultimi 30, tanto per cominciare, in una terza linea come quella di ieri, dove non avevamo un numero 8 di ruolo, dove l'altro flanco era un esordiente anche lui, magari non era proprio, non è stata proprio, però ne è uscito in maniera dignitosa. In maniera un po' ironica ho detto non siamo usciti dal campo a testa alta come gli interisti da Istanbul. Questo è vero, però non mi fascerà neanche la testa più di tanto. Cioè, sì, siamo stati ridimensionati molto, pensavamo di essere chissà che cosa. In realtà siamo un gradino sotto in questo momento d'Irlanda e adesso stop di un weekend e poi andremo a vedere a Lilla con la Francia qual è il nostro effettivo valore, perché loro ai mondiali si hanno rifilato una suonata cosmica. Vediamo se sono ancora su quella lunghezza d'onda o se qualcosa è cambiato. Staremo a vedere. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci aggiorniamo. Hola Burdel.